motino davanti al nostro sovrintendente. L'assessore sta qui per me. Come ti stai dicendo? Male grazie. Ma cosa male grazie? Male grazie, sì, male grazie. Buongiorno, ben ritrovato. Va bene. Sì, io faccio, ci scontriamo con procedure di carattere burocratico, eccetera. Mi ha spiegato il dottore e Bacchia, no? E quindi il mio augurio è che anche la responsabilità degli enti che sono preposti a decidere, no? È proprio una via di nuovi di persona, eh? E soprattutto il valore di queste ricerche ha comportato il fatto che abbiamo trovato degli animali composti del 70-80% da quel che era l'assetto naturale, no? Quindi c'è una piccola poca ricostruzione. Un grande attrattore culturale transfrontaliero, i 50 milioni che vengono dal Ministero dei Beni Culturali a questo nome, no? Ricordiamo che a questo punto quest'area si libererà e il sogno del nostro assessore, ma anche di quelli che sono qui, sarà quello che poi costruiremo un altro grande passo in avanti, questo museo di Enriquez, che ha un valore altrettanto importante, sicuramente, perché sono andato a vederlo, abbiamo tecnologie d'armi che non c'era nessuno al mondo. E dunque il fatto che il Ministero, attraverso una convenzione, abbia deciso di depositare i reperti nel Museo Civico di Storia Naturale è un atto di estrema fiducia, mi viene da dire, e di confidenza nel fatto che questo museo è in grado di conservarli adeguatamente e di valorizzarli, compreso la Zoic, perché noi abbiamo utilizzato noi stessi la ditta per creare e visualizzare, restituire, come dire, quelle che erano le parti dei dinosauri. Per esempio il museo, i fossili, più o meno, le rudiste, i meteoriti che possono essere una delle cause delle scomparse dei